A tutti voi, cari amici che seguite questo programma di Re dei Re TV, vi giunga il mio buongiorno e soprattutto si rinnovino la pace e la grazia del Signore nostro. La meditazione di quest'oggi si trova nella lettera di San Paolo ai Colossesi, capitolo 3. Prima di leggere il testo e meditarlo, chiniamo il capo per una breve invocazione. Caro buon Padre Celeste, ti ringrazio che hai vegliato su di noi e ci dai ancora una nuova giornata di vita e delle nuove opportunità di conoscerti meglio. Vieni col tuo spirito a guidare questo momento di riflessione e rinsalda la nostra fede. Grazie che avrai pietà di noi e ci aiuterai per il grande amore di Cristo Gesù che è morto per noi. Amen. Apriamo ora le nostre Bibbie, leggiamo per completezza dal versetto 9 e 10 del capitolo 3 di Colossesi. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio coi suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza, ad immagine di colui che l'ha creato. In questo passo, l'Apostolo Paolo usa questa metafora del spogliarsi e rivestirsi per semplificare l'opera di santificazione compiuta dallo Spirito Santo nei nostri cuori dal momento della nostra conversione in poi. La Bibbia dice in Seconda Corinti, al capitolo 5, il versetto 17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quando uno è in Cristo? Quando si battezza e dichiara pubblicamente la sua fede nel Salvatore. Non occorre ricordarsi tutte le circostanze relative alla conversione per dimostrare di essere convertiti. Infatti, lo Spirito Santo agisce nell'uomo in maniera invisibile, ma i suoi effetti possono essere ben percepiti. Questa potenza rigeneratrice agisce in noi, trasformandoci in nuove creature all'immagine di Dio. La sua grazia cambierà talmente il nostro carattere, le nostre abitudini, le nostre aspirazioni, che il contrasto tra ciò che siamo e ciò che eravamo sarà evidente. Se apparteniamo al Cristo, gli rivolgeremo i nostri pensieri, i nostri sentimenti più profondi, gli consacreremo tutto ciò che abbiamo e desidereremo assomigliare a Lui, fare la sua volontà ed essere approvati in tutto ciò che faremo. Quest'opera dello Spirito Santo va richiesta e permessa ogni giorno. Bisogna alimentare questa comunione di fede con il Cristo, sottomettergli la nostra volontà quotidianamente. Questo perché la nostra fede è come un'auto che ha il serbatoio pieno alla mattina, quando siamo in comunione con Gesù. Ma lungo la giornata il carburante cala a causa dell'utilizzo del veicolo e la sera può essere quasi vuoto. Perciò, se il giorno dopo non facciamo il pieno, l'auto, se usata, rischia di fermarsi. Pertanto, lodiamo il Signore che ogni giorno è disposto a rinnovarci le sue benedizioni celesti e ci offre lo Spirito Santo per compiere tramite noi il suo volere su questa terra. Sottomettiamogli la nostra volontà e tutto noi stesso. Questa è la fede che purifica l'intero essere, rendendolo simile a Dio. Quanto più coscienti della nostra indignità ci rivolgeremo a Lui e alla Sua parola, tanto meglio conosceremo il suo carattere e rifletteremo in maniera più chiara la sua immagine. Per concludere, riassumiamo. La Bibbia descrive il cambiamento del cuore anche con l'immagine della nascita. In questo senso, coloro che si convertono al Cristo nascono di nuovo. Come bambini appena nati, si devono nutrire del latte spirituale finché l'anima si fortificherà per essere in grado di nutrirsi con il pane spirituale. Mi vorrei unire alle parole di San Paolo contenute al terzo capitolo della lettera di Efesini. Leggerò dal versetto 14. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria,
di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Che questa preghiera sia realizzata nelle vostre vite e anche nella mia. Arrivederci e ancora una buona giornata a voi.